caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Vi confesso che quello della poesia non è il mio genere più praticato, semplicemente perché capisco poco le poesie, eccetto quelle più immediate, più dirette, e non a caso spesso mi rivolgo a poeti di oltreoceano, in particolare collocati in quell'epoca ben precisa che va tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Parlavamo, se vi ricordate, tempi addietro di Robert Frost, abbiamo parlato anche di Walt Whitman. Sono poeti molto concreti, se mi si può passare questa espressione, ovvero le loro poesie sono facilmente comprensibili. Diciamo così, il loro messaggio è molto chiaro. Infatti le chiamo poesie motivazionali, non a caso. Invece la poesia come genere mi resta piuttosto oscura, devo confessare, soprattutto perché utilizza comunque sia il linguaggio naturale e quindi deve trovare strategie differenti, nuove, per in un certo senso spezzare la barriera del significato e del linguaggio naturale e trovare codici, codificare nuovi codici che riescano a esprimere un significato altro. C'è perciò sempre, dal mio punto di vista, un doppio salto, il che implica un doppio sforzo di comprensione. Ma questo poeta, che è in assoluto il mio poeta preferito, il poeta che più ho amato, soprattutto quando ero giovane e che continuo ad amare, non so perché l'ho sempre ben compreso. Anche lui, come sentirete, ha un approccio limpido, terso, chiaro. La sua poesia è emotivamente di forte impatto immediato ed è proprio la forza emotiva di Giorgio Caproni che ho sempre amato e è riuscito a trasmettermi una grandissima intensità, pur essendo una figura che incarna una serie di valori che sono i valori, diciamo così, consueti della nostra letteratura, in particolare della nostra letteratura contemporanea, e sono valori intrisi di pessimismo e anche direi di un certo fatalismo. Ecco, poi Caproni tenderà sempre di più al metafisico, se posso dir così, e anche espressivamente arriverà a una sorta di approccio aforistico, a una poesia molto breve, molto intuitiva, molto arguta e appunto aforistica. E anche in questo senso ha stimolato sempre la mia immaginazione e il mio pensiero, proprio perché via via si è allontanato da certe tematiche che, mi permetto di dire in maniera molto ingenua e molto incompetente, consuete nella letteratura italiana, per approdare a territori molto originali e inconsueti, con caratteristiche ibride tra ironia e metafisica. Questa poesia che vi propongo oggi fa parte invece del suo periodo più classico, se posso dir così, e anzi forse esprime il compimento di questo periodo. È, secondo me, la più alta espressione del primo Caproni. Si intitola Congedo del viaggiatore cerimonioso. Ed è una poesia che è sempre stata accostata al tema della morte, il momento del congedo dalla vita, qui rappresentato in modo metaforico con il congedo di un viaggiatore che sul treno era insieme agli altri passeggeri, aveva condiviso un pezzo di strada insieme e si trova giunto a destinazione. E così prende congedo dagli altri. Certamente il tema della morte è il tema più evidente, ma secondo me sotto c'è un altro tema altrettanto potente, che è il tema opposto della vita,
in particolare del vivere la vita, del come vivere la vita, del tipo di sensibilità che si dovrebbe, secondo me, sulla base di questo esempio, portare nel mondo. In modo delicato, così gentile, attento, cauto, con cui il nostro viaggiatore si congeda dagli altri. L'attenzione rivolta ai particolari, ai piccoli dettagli dell'interazione, della comunicazione, del rapporto con gli altri. Ha una certa anche magia dell'istante, che può apparire perfino insignificante se non vissuto direttamente in prima persona, ma che può diventare invece indimenticabile, può diventare quel gesto, come ogni gesto, un gesto di sensibilità e di gentilezza, un gesto di bellezza. E così vi invito ad ascoltare questa poesia di Giorgio Caproni, portando nella mente, nell'anima e nel cuore il senso della bellezza della nostra vita. Vi propongo l'ascolto di questa poesia con in sottofondo il Clair de Lune di Debussy. Giorgio Caproni, congedo del viaggiatore cerimonioso. Legge Fabio Farnè. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia. Anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia, sicuri segni mi dicono, da quanto m'è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi. Ma sia. Il luogo del trasferimento lo ignoro. Sento, però, che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio già vede dal finestrino, oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge, rosso il disco della mia stazione. Chiedo congedo a voi, senza potervi nascondere, lieve, una costernazione. Era così bello parlare insieme, seduti di fronte, così bello confondere i volti, fumare, scambiandoci le sigarette. E tutto quel raccontare di noi, quell'inventare facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto anche messi alle strette, mai avremmo osato un istante, per sbaglio, confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché, tanto che io mi domando perché l'ho recata. E quale aiuto mi potrà dare poi, quando l'avrò con me? Ma pur la debbo portare. Non fosse che per seguire l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco, ora che essa è nel corridoio, mi sento più sciolto. Vogliate scusare. Dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più d'un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cosa importa? Sia come sia, torno a dirvi, e di cuore, grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore. E alla sua faconda dottrina. Congedo a te, ragazzina smilza, e al tuo lieve afrore di ricreatorio e di prato sul volto, la cui tinta mite è sì lieve spinta. Congedo
congedo o militare, o marinaio, in terra come in cielo e in mare, alla pace e alla guerra. E anche a lei, sacerdote, congedo, che m'ha chiesto se io scherzava. Ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore. Congedo anche alla religione. Ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo sono certo. Io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.